Caro Padre Piero, è un onore per la nostra realtà sanitaria, emanazione della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, dei frati minori cappuccini, e scaturita dalla sensibilità dell'indimenticabile e indimenticato Padre Michele Placentino da San Giovanni Rotondo, animare il Santo Rosario in questo luogo, santificato dalla presenza e dal ministero pastorale di Padre Pio, alla cui sensibilità per gli ammalati e i sofferenti si ispirano i nostri centri. Il santo di Pietrelcina, infatti, è stato ed è l'ispiratore di una dimensione più umana della cura, basata non solo sul sapere scientifico e delle dotazioni tecnologiche pur necessarie, ma anche e soprattutto sul conforto e sulla vicinanza affettiva. La nostra partecipazione a questo incontro di preghiera, quindi, diventa espressione di sintonia con il nostro carisma fondamentale che Padre Michele ha ereditato da Padre Pio e vuole essere un'indicazione alle nuove generazioni dei medici e del personale sanitario, della dimensione di servizio e di abnegazione che deve caratterizzare la nostra missione al servizio di chi ricorre non a caso ai nostri centri. Seguendo l'esempio di San Pio da Pietrelcina, vogliamo quindi invocare l'intercessione materna di Maria di Nazaret per ottenere dal suo divino figlio la forza e il coraggio di essere fedeli al modello assistenziale che deve caratterizzare la nostra fondazione anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Per questo ora, a nome di ciascuno dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente che rappresento, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te, tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore. Sei diventata sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso di noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo. Sei diventata messaggere della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù, benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria. Il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne.